Basilicata Coast to Coast è un ottimo esempio rispetto alle nuove forme di produzione cinematografica che devono saper integrare la dimensione artistica con un progetto di comunicazione più ampio. Se un film viene sostenuto da un piano per lo sviluppo regionale, deve essere in grado di realizzare l'incontro tra la vocazione promozionale e la dimensione narrativa. L'esigenza di comunicare il prodotto, del resto, è contenuta nel racconto sin dalle prime scene, quando si cerca di creare l'evento. Se un gruppo musicale di Maratea va a suonare al festival di Scanzano Ionico, la cosa non interessa a nessuno. Ma se ci va a piedi, forse diventa una notizia. Il film, scritto, diretto e interpretato da Rocco Papaleo, è un'ottima riflessione su cosa significa fare cinema oggi in Italia, e comunque in un panorama cinematografico che risente di cambiamenti strutturali. Prima di tutto c'è il paesaggio, quello di una regione che per distinguersi dalle altre del meridione d'Italia deve esibire la sua natura aspra e non pittoresca, deve sottolineare la sua collocazione fuori dal tempo. Così la Basilicata del film è uno spazio inedito, pieno di scorce figure, un ambiente dove questa densità di occasioni giustifica un viaggio a piedi di 10 giorni per colmare una distanza che in auto si percorre in appena 1 ora e mezza. Basilicata Coast to Coast è dunque prima di tutto un messaggio al turista. Dire una cosa così una volta sarebbe stata un'offesa per il film. Oggi è un complimento al film, ma anche alla sensibilità e all'intelligenza del turista. In uno scenario radicalmente nuovo nell'ambito della produzione, il cinema deve saper immaginare il suo pubblico potenziale e trasformarlo in un'entità reale. Una parte significativa degli spettatori cinematografici vede nel film il luogo privilegiato dell'alternativa, la dimensione del meraviglioso e dell'assurdo, del non banale. Come ci insegna YouTube, basta poco per trasformare la quotidianità in qualcosa di filmabile. La si carica di significato facendola diventare un piccolo evento. Ma nell'era dei siti di video sharing, gli elementi di meraviglia e di originalità devono inserirsi in uno sfondo di realtà. Ecco perché questo film fa di tutto per proporre alcuni elementi di facile presa popolare. Le inflessioni dialettali dello stesso Papaleo, la rozzezza esibita del personaggio di Alessandro Gassman, la simpatica mutezza di Max Gazzè. L'obiettivo raggiunto è quello di dotare il racconto degli elementi essenziali, della spontaneità e della possibile identificazione, di assecondare la vocazione picaresca della gente ordinaria. Nicola, Salvatore, Rocco e Franco sono figure comuni, e anche Tropea, il cui nome suona un po' fuori canone, mostra ben presto la propria fragilità e la necessità di trovare qualcosa di autentico. Giovanna a Mezzogiorno come la Basilicata, dunque, affascinata e sensuale, selvatica e incompiuta, ma proprio per questo interessante. La parte per il tutto, i personaggi del film per il territorio da cui provengono, idealisti, spontanei, impegnati a trovare qualcosa di necessario e indimenticabile. Come nella miglior tradizione del road movie e della vacanza, non è importante dove si va, ma il semplice fatto di andare. Apologia della lentezza, dell'azione disinteressata, della memoria dei luoghi, il brindisi ad Agliano nella casa di Carlo Levi, la poesia di un microfono che registra il rumore del vento, come nell'ultimo grande film di George Evans. Aspettiamoci molti nuovi turisti in Basilicata e qualche nuovo piccolo film italiano che sappia riempire le sale come sta facendo questo. Papaleo ha battuto il maestro Pieraccioni e le cose che contano le fa dire alle canzoni che nascono lungo la strada.